Credo che la Summer School di Alghero sia davvero una delle poche occasioni in Italia per un confronto vero sull'architettura. E non è una frase scontata. Le possibilità di confrontarsi con docenti stranieri che si mettono in gioco liberamente e partendo dalle condizioni del progetto, discutendo e volendo ridiscuterle, sia una condizione molto difficile da trovare in Italia. Alghero riesce da 3 anni. Io sono contento perché riusciamo a misurare il livello di anche comprensione del discorso che facciamo. Che vogliamo portare avanti e sono felice tutti gli anni di venire. Io credo che la prima sia la condizione vera, cioè Calvino diceva che il gioco è un ottimo motore di cultura. Non credo invece che l'architettura debba arrivare al gioco, deve essere un gioco. Come Le Corbusier nella sua citazione, l'architettura è un gioco sapiente e magnifico, però sapiente, è molto importante questo. Cioè, non voglio confondere la possibilità del gioco di essere solo divertimento e disimpegno con la profondità che deve avere il discorso di architettura. In tutti i casi il gioco è un motore fortissimo per l'architettura, quello che è sempre stato considerato nella storia l'ozio creativo, cioè la capacità in un momento ludico di affrontare temi di grande profondità. Credo che il luogo sia uno dei principali motori che spingono l'architettura a diventare un racconto. Ogni architettura, secondo me, ha il compito, oltre che di assolvere un tema, di portare a termine una funzione, quella di mettersi in una successione che la precede e che solo lei può mettere in luce. Mettere in luce attraverso il luogo quello che è stata l'evoluzione del territorio che noi consideriamo. Questo è proprio uno dei compiti principali dell'architettura, capire che la storia, che è quello che ci ha preceduto, deve essere mantenuto e deve essere conservato. Ogni architettura si radica al luogo in questo senso, cioè definisce un confronto con tutto lo spazio che l'ha preceduta. Credo proprio che sia una necessità, non una possibilità. Non si risolve solo con la possibilità di trasformare le cose, ma questo è proprio un'esigenza. Ogni epoca ha dato i propri canoni, ogni epoca ha interpretato, secondo le esigenze proprie, un modo di affrontare l'architettura e noi crediamo che sia necessario ripartire dall'architettura per soddisfare la società in cui viviamo.